Allora, siamo appena saliti, non vi ho ripreso la salita perché è un po' complicata sulle cabine a morsa fissa. Qui vediamo la Sasso Levante, a cui hanno abbassato la fune perché sennò collideva con le cabine. Infatti questa è chiusa d'inverno e quindi non c'è problema con la Sasso Levante. Allora, siamo sulla cabineria del Sasso Lungo, che è una Troyer del 1972, però utilizza i vecchi sostegni della cestovia che c'era prima, che era sempre una Troyer del 1959, e i sostegni sono quelli del 59. Adesso siamo venuti oggi pomeriggio perché stamattina c'era una coda pazzesca. Speriamo che non ci sia coda a scendere. Questo è un impianto proprio storico della Val Gardena, ma è anche del Dolomiti Super Ski, è uno degli impianti più vecchi del Dolomiti Super Ski. Infatti mi chiedo perché lo tengono ancora, potrebbero sostituirlo, però è sempre bello, questi impianti qui sono sempre belli. È lunga circa, durerà tipo un quarto d'ora. La mia prima cabinovia a morsa fissa. Allora, vediamo la stazione, Sasso Levante. Non so se si vede la stazione di Valle della Sasso Levante. E la dietro, così. Siamo... Ecco la Sasso Levante, stamattina siamo andate là e abbiamo preso quella stagione che ce l'ha. Questo si sale su di lì, si passa in mezzo al Sasso Lungo e si va sulla forcella. Alla forcella del Sasso Lungo. Rallenta ogni tanto, penso che scenda qualcuno dei bambini che scendono e gli rallentano l'impianto. Veramente lento, però se ancora questi lo fermano, madò! Vabbè, non è neanche tanto, è abbastanza stabile. Ok, ripartiti. Abbastanza stabile. Nonostante chiami in un punto lontano tra due piloni, tra due sostegni, si riesce a... comunque essere abbastanza stabili. Ecco, queste cabine per chi soffre di claustrofobia non sono un granché. In due dentro una cabina del genere, per uno che soffre di claustrofobia, è veramente difficile. Quindi se siete claustrofobici magari non prendete questo impianto. Un'informazione. Toyer e la Gran Paradiso a questo.
una caduta radicale. No, comunque il suo fascino. Non l'avevo mai presa, eh. La prima occasione, dato che se vengo d'inverno non posso perché è comunque chiusa. Quindi. Ah, comunque là dietro, non so se si vede, ci dovrebbe essere la funivia del passo Pordoi, da qualche parte lì dietro. Ci deve essere il passo Pordoi, che prima abbiamo visto passare. Adesso guardo se dentro la cabina c'è gente, così posso capire se su c'è coda. Non dondolare sul sostegno. Sì, c'è un po' di gente. Sale un bel po', si fa sui 700-800 metri di dislivello. Meglio. Meglio, direi. Molto meglio i colori. Si vede molto meglio il paesaggio, solo che non posso zoomare. Vedete anche molto meglio il paesaggio. Non è morbido. Ma sono più morbido. Ma molte cabine sono vuote. Ma io mi chiedo adesso col coronavirus. Le disinfettano tutte? E no, cioè, non è che tutte le sere si mettono lì e le disinfettano tutte. Non penso. L'avevo filmata prima, da fuori avevo filmato prima la 62. Questa è la 1. Ecco, come vediamo passiamo in mezzo al Saslong, andiamo alla Porcella. Qui non so se rende, ma è veramente pendente. Guarda quanto passiamo vicini alla roccia. Passiamo super vicini alla roccia. Andate da dietro. Ecco. E il problema di questo impianto, che è l'unico motivo secondo me per cui lo dovrebbero sostituire, è che ha una portata molto bassa. Molto molto bassa, inferiore alle 1000 persone l'ora di sicuro, oppure 1000, non so, forse addirittura inferiore a 1000. E qui c'è pieno di gente che sale, c'è il parcheggio è strapieno, hanno parcheggiato ovunque, parcheggiano addirittura sui prati. E poi ci sono anche quelli che vengono dalla, come noi, dalla seggiovia Gran Paradiso, però sono pochissimi. La maggior parte viene su in macchina perché c'è un comodo parcheggio, solo che è pieno di gente, quindi converrebbe venire su con la Gran Paradiso perché è difficile trovare parcheggio. Quindi vai alla Pizza Toyer, si prende la Pizza Toyer, poi si arriva alla Gran Paradiso. E poi si scende non tantissimo, sarà un chilometro, ma neanche, e si arriva qui. Solo che al mattino è infattibile, o arrivate alle 9 del mattino all'apertura, oppure no, non so quanto apre, forse 8.45 questa. Molto vicini. Voi non lo vedete abbastanza lontano, ma è vicinissimo. Quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video perché
siamo arrivati. Ciao.